Eccoci qua. Oggi è stata un po' tosta, non tanto per il tipo di strada e dislivello, ma perché ho preso ben 9 ore di acqua di fila. E nonostante tutto, però, è stata una buona giornata. Sono riuscito a fare tra i 52 e i 55 km da quello che ho visto sulla mappa. E sono arrivato in un paesino dove un signore, vedendomi con il carretto, mi ha detto che mi faceva un gran prezzo per una stanza. Allora ho accettato volentieri, visto che ero sotto il diluvio universale. Una bella sorpresa è stata invece quando a mezzogiorno e mezzo un anziano signore mi ha affiancato per qualche metro e continuava ad insistere che io entrassi a bere un caffè al bar. E lui non parlava in inglese, però io cercavo di spiegargli che volevo andare avanti perché pioveva. Lui ha continuato a insistere e poi ho capito perché. Praticamente lui negli anni 70 ha costruito un carretto simile al mio ed era andato in Danimarca e ha tirato fuori questo articolo di giornale ingiallito e me l'ha mostrato fiero e vedendo il carretto aveva gli occhi lucidi, ha voluto offrirmi un caffè, è stato gentilissimo e quindi una gran sorpresa. La pioggia non ha rovinato assolutamente le emozioni della giornata. Sono contento, ho voluto portarmi avanti appunto nonostante la pioggia perché mi sono avvicinato a mia cugina, ormai mancano una trentina di chilometri. Quindi domani faccio una gran volata e sento già l'odore di pizza e pasta italiana. La serata la passerò sicuramente bene, anche perché ho capito quello che ho capito giù al pub, hanno una gran birra e adesso vado ad assaggiarla. Saluto tutti e vi mando un grosso abbraccio, va tutto bene, il morale è alto, finalmente sono in Germania. E ora ne avrò per un bel pezzo di questa terra tedesca. Un salutone ancora e un grosso abbraccio. Ciao a tutti.